Carissimi, non sappiamo dove sia Emmaus. Quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade. Due discepoli, una coppia, due come noi, lo riconobbero allo spezzare del pane, allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. È cambiato il cuore dei due e cambia la strada. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. L'esilio triste diventa corsa gioiosa. Non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, diventano profeti, stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato da lui a vivere la serenità. È un Signore che bussa alla porta della nostra vita, entra nelle nostre case. E il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino, pace con chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte che ti accoglie con questo regalo. C'è pace per te. Colpisce il lamento di Gesù, non sono un fantasma. C'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano. Da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare certamente un fantasma. E pronuncia per sciogliere dubbi e paure i verbi più semplici e più familiari. Guardate, toccate, mangiamo insieme. Gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Lo conoscevano bene Gesù, dopo 3 anni di strade percorse insieme, eppure non lo riconoscono. E ci consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata dagli apostoli, ma è qualcosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede, ma aprirsi con tutti i sensi a un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni, non predicatori, ma testimoni. È un'altra cosa. La bella notizia, Gesù non è un fantasma, è potenza di vita. Mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me. Piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta vive al posto mio e cose più grandi di me mi accadono e tutto si fa più umano e più vivo. Buona domenica.